Saranno oltre 8.000 le persone che parteciperanno sabato 20 gennaio alla Vitrifico Arena alla cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 in compagnia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono state circa 200 però le persone che questa mattina hanno partecipato invece alla conferenza stampa ufficiale di presentazione di Pesaro 2024 che segue l'anteprima che c'è stata a inizio dicembre al Maxi di Roma. 8.000 persone sabato per dare il via ad oltre 1.000 eventi di un anno davvero indimenticabile. Inizia un anno nel quale avremo i riflettori addosso, già da settimane ci rendiamo conto di avere una visibilità mai avuta per il nostro territorio, dovremo dimostrare di essere all'altezza, io sono convinto che questa terra è una delle parti migliori del paese e attraverso l'offerta culturale riusciremo a promuovere l'intero territorio. Si parte con una grande festa popolare che inizia con un Vitrifrigo Arena pieno, grazie al presidente Mattarella, riempie il Palasport come una rockstar e poi una grande giornata di festa con Max Gazzè, con Casadei, con la festa dei giovani a Rosa Chemical, quindi davvero una giornata per tutti, ci sarà la possibilità di stare a Pesaro al Palasport dalla mattina alle 10.30 fino alla sera, fino alle 3 di notte, mangiando, divertendosi, ascoltando le bellissime parole che ci attendiamo del Presidente della Repubblica. Immaginatevi l'abbraccio di 8.000 persone al Capo dello Stato, una cosa già di per sé emozionante, 8.000 persone di cittadini che si sono prenotati online, di studenti che sono anche studenti oltre 2.000 che saranno anche protagonisti di progetti durante l'anno e una platea di invitati che va dall'Italia all'Europa, spesso anche al mondo, con una forte attenzione a quello che Pesaro è stato in questi anni e soprattutto che vuole diventare. Ci saranno con noi i rappresentanti delle capitali passate, presenti, future, italiane ed europee, da Matera a Bergamo, Brescia, a Parma, a Mantova, Bologna, che se non capitale però condivide con noi tantissime strategie anche in sede UNESCO, ci sono tante città UNESCO creative, ci sarà la partecipazione dell'Organizzazione Internazionale dell'UNESCO e delle città creative, quindi insomma una grandissima attenzione su Pesaro per vedere il presente ma per vedere soprattutto dove si vuole andare con questa capitale e penso che sarà la partenza veramente più d'impatto che potevamo immaginare. Come sapete, più di 1.000 appuntamenti in questi 366 giorni che quest'anno naturalmente prevede. Sicuramente tra gli appuntamenti di punta ce ne sono tantissimi, ma il lavoro più importante è stato fatto con la comunità, con la città di Pesaro, con i comuni, quindi sarà oggi l'inizio di una festa, ma non saremo soli, ma tutta naturalmente la provincia che parte e in parte della regione che seguirà tutto il percorso con noi. Che è un progetto che in realtà è un connubio perfetto tra la natura e la cultura e ovviamente anche un po' la tecnologia e l'innovazione. Quindi tutte caratteristiche che sicuramente fanno della nostra regione un po' il fiore all'occhiello e soprattutto perché questa è anche una terra di cultura. Se pensiamo ai grandi come lo stesso Rossini che ha avuto i Natali nella città di Pesaro, Raffaello quindi che ha lasciato una sua impronta significativa proprio in questo comprensorio, il Bramante, insomma tantissimi sono i personaggi della cultura che hanno caratterizzato e caratterizzano appunto la nostra regione.